Su 10 persone, 10 famiglie, sono 5 malati di tumore, polmone e via Dieci discorrendo malati. tutto. In Proprio. questo pezzo di via, di fronte Ademalema. alla Demalena. Penso Grazie. che sia sufficiente questi morti oppure ce ne vogliono ancora? Ciao ragazzi, siamo vicino alla fabbrica Demalena, che è una fabbrica di Trezzano sul Naviglio abbandonata da più di 15 anni e su cui i comitati civici già si sono spesi in raccolte firme perché è piena di amianto. I tetti che vedete di queste strutture sono ancora interamente in amianto in uno stato di disfacimento e quindi esfogliato. Poco tempo fa era stato già fatto un intervento, ma hanno levato esclusivamente alcune tettoie che erano evidentemente distrutte e le hanno rimosse. Giovedì sera ci hanno chiamato, ci hanno avvisato dei cittadini che durante il temporale, la burrasca che c'è stata, si sono addirittura staccate molte delle plance del tetto e sono finite addirittura in strada, in terra, e si sono sbriciolate, letteralmente distribuite in giro. Questa situazione non è assolutamente più tollerabile. La precedente amministrazione, quella che si è interrotta con gli arresti per le infiltrazioni mafiose dovute al PGT, aveva ceduto l'area a una ditta edile per fare palazzoni in cambio della bonifica e aveva annunciato in pompa magna che grazie a questa cessione e vendita la ditta, che doveva costruire dei palazzi e quindi guadagnarci un sacco di soldi, avrebbe iniziato da novembre le ispezioni e la mappatura e poi dal 1° gennaio avrebbe iniziato la bonifica. Noi non abbiamo ancora visto niente. Noi abbiamo un commissario prefettizio perché il 15 ottobre inizia un processo di due assessori del comune di Trezzano. La giunta si è dimessa in seguito a questi arresti. Adesso abbiamo il commissario, però nessuno interviene. La condomina Milano è venuta da me. E dopo che lei aveva visto quello che era successo alla notte, si è subito prodigata, è andata in comune, l'hanno mandata alle ASL, le ASL l'hanno mandata in un altro posto, insomma, lei disperata è venuta da me perché io sono la consigliera di questo stabile. Questo stabile è a contatto diretto della palestra. Io ho preso subito la situazione in mano e ho telefonato immediatamente al comune. Comune, la segretaria del commissario, perché sono tutti in galera, mi ha passato, si è messa subito in contatto con chi di dovere, che sarebbe l'istituto quello della ecologia. Dopo mezz'ora mi ha telefonato una ragazza dicendo che lei sarebbe venuta da me per vedere le cose come erano dopo 2 ore. Io alle 5:30 del pomeriggio assolutamente non ho visto nessuno. Con il permesso del mio amministratore l'ho informato prima e l'ho informato dopo, mi ha dato il là di poter chiamare i vigili del fuoco perché avevo già parlato e l'operatore mi ha detto che era cosa da fare. Sono venuti, hanno rimosso, come vede, il pezzo lì. Io, essendo diciamo consigliera e l'amministratore amministra anche questa palestra, logicamente siamo passati attraverso l'ite normale. Oh. A un certo punto, quando si è visto questo signore che è in affitto, questo della palestra, mi ha detto: allora queste cose rimaste gliele faccio pulire all'operaio. Io ho detto: no, aspetta un attimo, chiedo. Ho telefonato a sua volta ai vigili del fuoco chiedendo se potevamo noi ulteriormente. No, mi ha detto di no. Mando io la pattuglia. La pattuglia è venuta, il comandante o chi per esso mi è saltato in testa dicendo che lui non viene fuori per scopare perché lo scopare lo devono fare altri perché loro hanno tanto lavoro. Atteggiamento proprio da bullo, eccetera, eccetera. Io non ho accolto e ho detto che io ho chiamato l'operatore me l'ha mandato, di conseguenza si vada a scazzare con lui, no, non certo con me. E abbia per cortesia un cosa più consone, anche perché io ho intenzione di arrivare al prefetto. Prima di tutto denuncio il comune perché il comune è venuto, non è venuto il comune, ma è venuto l'appaltatore dicendo che ai ragazzi neanche a me ha suonato. Al venerdì sono andati dicendo che vengono lunedì. Venerdì, sabato, domenica, lunedì. 3 giorni con l'amianto sotto casa che ci vai su con i piedi, col tempo che è. Allora, se questa è l'Italia e se queste sono le cose di bravi amministratori, io mi taglio la testa. Siamo stufi, vogliamo che il signor Tal di Tali tiri via sta porcheria perché sennò in galera ce li mando Nel io. palazzo di Via Virgilio 28A ci sono stati tanti decessi di tumore dovuti all'amianto. È come la via nostra che diciamo ci sono stati 5 morti su 10. Perciò penso che siano tanti.